Aldo, la sera, 16 agosto 2024, sto studiando tutte le montagne che compongono la Val Camonica. Guardate cos'ho di fronte a me, ma guardate bene in alto, Pizzo Badile. Il nome si appropria a un ben significato specifico. Vedo quella nube. Sembra che il Pizzo Badile emani un vapore che diventa poi nube, ma in realtà è solo una nube che si appoggia alla vetta di questa montagna, dove il traliccio del filo che si vede mostra una corrente pensierosa, portatrice di una montagna denominata corrente del Pizzo Badile, dove la corrente del fluire mentale e pensale diventa un connubio esistente tra lavoro di questa montagna, denominata appunto Badile, un lavoro continuativo nel pensare che anche la mente umana ogni tanto pensa e si stanca di immaginare, di fantasticare, ma in realtà vive anche in certi momenti un senso materialistico la mente umana, come in questo momento vedere la visione del fiume Oglio, dove sono situato stasera a fare il picnic, su queste panchine con le sponde, diciamo pure disegni degli uomini primitivi, come pumbe. Vedete queste panchine particolari? Espongono la visione del passato nella spalliera, seppur rigida, fa pensare a un qualcosa di preistorico che si è vissuto nella Val Camonica, in questo belvedere, nello scorrere continuamente l'acqua, dove lo scorrere degli anni ha trascorso secoli e secoli per determinare oggi, nell'odierno 2000, dei valori ben stabili, dove qui c'erano, al tempo che fu, avanti Cristo, un popolo, uno stato primitivo che disegnava sulle rocce per la manifestazione delle proprie idee, dove il linguaggio non esisteva, ma si predicava sulle rocce la buona caccia, l'esistenza di una montagna che faceva da Dio, ma guardate, guardate, allora era pur vero che la natura era un Dio, il senso naturalistico. Oggi Aldo manifesta questo senso naturale attraverso l'obiezione del suo pensiero, ritornando indietro di anni, secoli e millenni, dicendo che vivere a contatto con il mondo della Val Camonica è una vera protezione a essere, costruire, immaginare che il passato, il presente e il futuro rimarrà sempre nei segni delle rocce di queste montagne dove l'uomo ha saputo sviluppare mentalmente attraverso i disegni la sua idea, e così pure Aldo, attraverso gli ascoltatori di YouTube, attraverso questo bel cielo di Val Camonica, manifesta attraverso YouTube le proprie idee per giustificarsi che il vivere è solo una consapevolezza di scoprire, di saper valutare che l'esistenza va oltre la fine del principio di tanti motivi, oltre che nell'infinito c'è il finito e non si sa dove sia il finito nell'infinito. Questo è il dilemma che assorbe mentalmente la mente umana, dove è mai incessabile di chiedersi un motivo, un punto di domanda. Aldo finisce con la sua solita frase dicendo: vivo, vivo nel ghetto dei miei perché. Aldo in Val Camonica.